Vai, puoi iniziare. Ok, allora intanto buonasera a tutti e cominciamo questa riunione del settembre 2022. Diciamo è una prima riunione dopo il rientro dalle vacanze, quindi dall'agosto 2022. Vorrei dire bentornati, vabbè, insomma, siamo tutti ormai belli attivi già da più di, a seconda di chi è tornato prima o dopo, già insomma da 2 o 3 settimane. Spero ovviamente che abbiate passato buone vacanze e vi auguro insomma un ottimo anno lavorativo. Detto questo, questa riunione sarà abbastanza breve, parleremo più che altro di, possiamo chiamarli diciamo upgrade che stiamo apportando all'azienda. Quindi se poi non ci saranno particolari domande, diciamo che sarà molto veloce come riunione, quindi non vi ruberemo troppo tempo. Allora, cominciamo. Noi ogni volta che inizia l'anno facciamo sempre qualche piccolo investimento per aumentare la qualità del servizio che tutti i giorni insomma diamo ai nostri clienti che partecipano alle aste. E quest'anno abbiamo individuato praticamente tre tipologie di upgrade che faremo insomma alla società. Allora, il primo upgrade che sarà disponibile da inizi di ottobre, quindi dal 3 ottobre, sarà il servizio propositori. Cioè, cosa significa? Oggi, quando voi prendete un'iscrizione, per intenderci, avete la sezione dedicata all'invio proposte, no? Quindi, che ne so, il cliente dice sì, voglio partecipare all'asta che ho visto, però. Se esce qualcosa di queste dimensioni, in questa zona, segnalatemi. E a oggi noi questo lavoro lo facevamo appoggiandoci a un robot, per intenderci, quindi inserivamo questi dati all'interno del gestionale e in automatico arrivavano delle proposte al nostro cliente. Nel corso del tempo abbiamo visto che diciamo, questo robot funzionava sì e no. Un po' perché magari sempre un robot che bene o male invia delle mail può essere riconosciuto come spam per alcuni clienti, delle volte anche magari si blocca. Quindi abbiamo detto, lo facciamo per gli iscritti manuale, cioè cosa significa? Significa che io il 28, mi sembra sì, il 28 avrò la riunione con l'ufficio inseritori, che sono i colleghi che si occupano di fare gli annunci immobiliari, e tra di loro individuerò uno o due da promuovere, diciamo così. Propositori. Gli stessi si occuperanno di inviare manualmente le proposte ai nostri clienti. Okay? Quindi non sarà fatto più attraverso un robot, ma sarà fatto manualmente da un operatore. Cosa implica per voi? Assolutamente nulla, se non avete, diciamo, solo vantaggi, perché ovviamente uno stesso cliente può partecipare a più aste. Ovviamente non c'è nessun tipo di commissione che gli dovete, è tutto a carico dell'azienda, quindi anzi vi invito, visto che noi riconosciamo dei piccoli incentivi e delle commissioni ai nostri propositori, vi invito a segnalarci qualora doveste vincere un'asta con un immobile che viene proposto dal propositore, di segnalarcelo dicendo per esempio Lucia o Sofia dell'ufficio proprio mi ha segnalato questo immobile al mio cliente, l'asta l'ho vinta. Quindi per voi non c'è nessun tipo di percentuale che dovete dare, assolutamente non c'è niente. Quindi ditecelo, insomma, ditemelo, ditelo a me o a Tatiana, o quando se una segnalate l'aggiudicazione tramite mail, segnalate che è un immobile che avete vinto grazie a una proposta. Questo darà anche il modo di rimanere in contatto col cliente, cioè visto che le proposte verranno fatte manualmente, chi collabora da più tempo con noi ha notato che molte persone, le richieste delle persone si evolvono, cioè magari uno viene dicendo guarda, oggi io sto cercando questa cosa qua, ma fra 3 mesi, oltre a quella, magari cerca, che ne so, cerca un appartamento, dice ma sì, ma vorrei anche il negozio della serie. Con il robot questo ovviamente non era difficile stargli dietro, mentre con la richiesta manuale ovviamente è tutto un evolversi con il cliente appunto. Questa è la prima novità.
La seconda novità, sempre nella riunione che farò il 28 e sarà disponibile il 3 di ottobre, verrà messo proprio un numero dedicato all'assistenza tecnica, ok? A oggi ovviamente quando voi avevate problemi con la mail, con Astagest, con qualunque cosa, avevate, diciamo, dovevate contattare me o Tatiana per vedere un attimino come sistemare questo, quell'altro, perché non funzionava l'email. Verrà fatto un numero dedicato con una mail dedicata, con un abbiamo preso un ragazzo che è un esperto in software, insomma un professionista nei software, che si chiama Ala, lo potete chiamare e dite guarda, chiamo da, che ne so, Bari, chiamo da Macerata, c'ho un problema con la mia mail, c'ho un problema con le richieste, c'ho un problema con l'invio, c'ho un problema, e lui insomma entra nel sistema o vi fa le Google Meet come ve le fa Tatiana, vi entra insomma e vi aiuta a sistemare il problema tecnico. Questo è il secondo upgrade. Il terzo upgrade, se possiamo chiamarlo così, è un upgrade facoltativo. Cioè, cosa significa? Abbiamo visto che molti avvocati hanno, non tutti, però alcuni avvocati hanno dei problemi a gestire la mole di clientela, perché magari stanno cercando di bilanciare la loro attività professionale con la collaborazione che hanno con Aste Florio. Questa difficoltà nel bilanciare fa sì che magari non riescano a fare né bene né uno né l'altro, ok? Quindi cosa abbiamo pensato? Abbiamo detto, mette l'azienda, su richiesta dell'avvocato, un servizio totalmente facoltativo, quindi potete usufruirne sì o no a vostra completa discrezione, un servizio di segreteria diviso tra un tot di avvocati. Noi l'avevamo individuato in quattro perché, quattro referenti è il numero ideale, perché Tatiana in passato ha gestito quattro referenti, che eravamo io, Mirko, Alessio e Leonardo, quindi quattro avvocati erano il numero, diciamo, ideale. E gli stessi si dividono il rimborso spese, il pagamento, diciamo, lo stipendio di questa ragazza o ragazzo, che poi l'azienda ve lo dà già formato nel campo di assi, quindi con il PVP già sa usarlo, l'agenda e quant'altro, ha un costo di 100 euro mensili, ok, per avvocato. I servizi che va a dare questa segretaria sono i seguenti: intanto vi chiama le specifiche, quindi vi chiama, diciamo, tutte le mail che noi vi inviamo, ve le chiama e vi organizza appunto l'agenda. L'organizzazione dell'agenda viene fatta personalizzata, quindi non grossolana come fanno adesso i centrali misti, che giovedì o venerdì provano a chiamare tutti gli avvocati, vedono se riuscire, insomma, no, viene fatto un servizio proprio dedicato a gruppi di quattro avvocati che si dividono appunto la segretaria. Vi aiuta nell'organizzazione delle visite coi custodi, quindi vi conferma gli appuntamenti il giorno prima, quindi chiama tutti i clienti, sia per le visite coi custodi, sia per gli appuntamenti presso il vostro studio, ve li chiama il giorno prima, vi conferma tutti gli appuntamenti, avete già il lavoro fatto, per intenderci, quindi dovete soltanto concentrarvi nella consulenza e nella partecipazione in asta. Vi aiuta a curare gli appuntamenti, magari anche col notaio, vi prepara la bozza di procura, vi organizza gli appuntamenti col cliente, eventuali appuntamenti col consulente del credito. Insomma, tutto quello che è la parte più meccanica di questo lavoro viene fatto appunto da questa segretaria. In più, in generale, diciamo, mette anche uno schermo tra l'avvocato e il cliente. Quindi il cliente, quando chiama l'avvocato, non parla direttamente con l'avvocato, parla con una segretaria, quindi una segretaria appunto che lavora per l'avvocato, e da lì ovviamente aumenta anche il senso di la percezione che ha il cliente della professionalità appunto dello studio. Può aiutarvi anche nel post aggiudicazione, insomma, poi quello che può fare ovviamente nell'ambito dell'aiutarvi è molto flessibile, che può fare essenzialmente tutto, lavora a tutti gli effetti per voi. Questo, diciamo, è il terzo. Questo upgrade è facoltativo, quindi ha un costo per l'avvocato, però è facoltativo. Come funziona? Se siete interessati a questo tipo di servizio, come funziona per
fare la dimostrazione di interesse, è sufficiente, adesso vi condividerò lo schermo, è sufficiente andare sul toolbox dove abbiamo, oggi stesso abbiamo aggiornato la scheda, eccola qua, servizio di segreteria. Servirà semplicemente mandare una mail con asteflorio@gmail.com dichiarandosi interessati a questo servizio di segreteria. Così verrete messi in una lista di attesa. Quindi, per esempio, se finita questa riunione arrivano 6 mail, ok, vi faccio un esempio, 4 vengono già raggruppati e cominciamo la ricerca del personale per questi 4 avvocati. Gli altri 2 aspettano fino a che non troviamo altre 2 dimostrazioni di interesse, in modo tale che ovviamente ogni segretaria viene appunto divisa per 4. Ovviamente 6, come può essere, che ne so, 10, vengono creati 2 gruppi, 2 vengono messi in lista di attesa, insomma vengono create queste liste di attesa a seconda, insomma, di quant'altro. Ovviamente questo è un servizio, come dicevo, totalmente facoltativo, quindi se siete in grado di gestire la mole di clienti non siete in nessun modo, insomma, obbligati a utilizzare questo servizio. Se volete, ovviamente ve lo mettiamo a disposizione, perché capisco che per alcuni magari è difficile bilanciare la collaborazione che hanno con noi con la propria professione. Detto questo, gli ultimi 2 argomenti sono... Asteflorio compie... Oddio, già diciamo da quando abbiamo siamo subentrati con questo sistema delle collaborazioni in tutta Italia, già 2 anni, okay, che ci siamo. E visto che i contratti che facciamo con noi, con voi, sono annuali, vi chiedo, magari, visto che magari ce lo possiamo anche dimenticare, se scadono i contratti, magari di dircelo, così lo rifacciamo, ok? Perché i vostri contratti sono, insomma, di un anno. Ci avvisate magari se per qualcuno è scaduto, così lo riprepariamo e ve lo rimandiamo, insomma, da firmare per entrambe le parti. E vi ricordo soltanto di acquistare i post Nexi, che sono i postettini. Inizialmente pensavamo di inviarli noi, ma logisticamente era troppo complicato, quindi abbiamo detto ognuno se lo compra, poi a fine mese con le solite fatture che facciamo, con le solite fatture che ci fate, ci aggiungete il costo del post che avete acquistato e ve lo rimborsiamo, quindi è totalmente appunto a carico dell'azienda. Quindi vi invito, insomma, se non l'avete ancora fatto, a organizzarvi per acquistarlo. Si acquista in qualunque negozio di elettronica tipo Media, World, Troni, costa dai 10 ai 20 euro a seconda se c'è magari qualche promozione o meno, oppure se si può comprare anche su Amazon con tempi di consegna molto rapidi, soprattutto se si ha l'abbonamento Prime, o anche senza, insomma, non penso che ci vorranno più di qualche giorno lavorativo. Allora, io ho finito con gli argomenti. Prima di passare alle domande, vorrei chiedere a Tatiana se vuole aggiungere qualcosa, se no possiamo già magari fare le domande. Se non ci sono domande, possiamo chiudere la riunione. Tatiana? Mi spiace che non mi vedete, purtroppo la videocamera che non funziona. E a parte il post Nexi che hai detto, vorrei ricordare anche che sul toolbox c'è scritto dove poter mandare gli incarichi, quindi sulla mail di studio, e di ricordarvi di scrivere sempre anche l'importo e il metodo di pagamento, perché alcune volte non mi scrivete magari che è stato pagato tramite POS e ve lo scrivo sempre tramite mail, certe volte ho una risposta, altre volte no, e ho bisogno di controllare sempre il pagamento, non perché non mi fido dell'avvocato, ma semplicemente perché magari può essere la transazione non andata a buon fine, come era successo per esempio a Luciana, che il cliente aveva pagato, poi diceva che era andata a buon fine la transazione, non era così, oppure che magari tante volte hanno pagato in contanti, io me lo segno, così poi andiamo a compensare a fine mese, diciamo, ecco. E poi ho bisogno che mi mandiate anche le distinte post aggiudicazione, cioè nel momento in cui c'è un compenso post aggiudicazione che viene pagato dal cliente, ho bisogno della distinta, perché col fatto che siete tanti e siamo ancora di più in crescita, se mi dimentico di avere la distinta poi non registro il pagamento, quindi poi a fine mese c'è tanta confusione quando ci sentiamo per i conteggi. E poi una cosa delle richieste: so che qualcuno di voi mi ha parlato di un calo di richieste, magari non le province molto grandi, però qualcuno me l'ha fatto presente.
Questo è accaduto per una motivazione. Noi su Immobiliare, su Idealista abbiamo 30.000 annunci, su Immobiliare.it ne avevamo 30.000, avevamo questo pacchetto di prova illimitato, diciamo, a un costo inferiore, e poi abbiamo dovuto cominciare da 10 e andare a salire con la nuova offerta che ci hanno fatto. Quindi questo mese stavamo a 10, il prossimo stiamo a 15 fino ad arrivare di nuovo a 30. Quindi ci può stare che ci sia qualche mese in cui arrivano questi primi mesi in cui arrivano meno richieste, motivate dal fatto che ci sono meno annunci in pubblicazione, quindi ovviamente ne arrivano meno. No, da dicembre in realtà in poi rientriamo un'altra volta a regime pieno e quindi non ci dovrebbero essere problemi di richieste. Ok, Tatiana, penso sei finito, se mi Sì, confermi di sì, aver sì. finito. Ok, allora passiamo alle domande, se ci sono, una alla volta, così magari non si accavallano le voci. Sì. No, io solo una cosa, Paolo, praticamente non sulla impostazione che hai spiegato, il territorio della Calabria, come sai, è un territorio abbastanza differente, insomma, da Lazio, Lombardia, perché insomma molte aste vanno deserte, il cliente, insomma, che incontri poi non è detto che voglia realmente fare l'asta, spesso e volentieri, infatti è capitato di persone che poi quando tu gli dici di firmare il contratto, quindi di pagare il corrispettivo, a volte diciamo nicchiano, ragionano, riflettono, ma è normale. Ti volevo dire, per quanto riguarda me, essendo che la provincia di Reggio confina con quella di Vibo Valentia, si potrebbe allargare il campo anche a Vibo. So che non c'entra con l'oggetto della riunione, però nel caso in Un cui. secondo solo, lo controllo subito perché avevamo già deciso di accorpare alcune province, se erano un secondo solo, te lo confermo se si può fare, perché le province piccole con pochi immobili abbiamo deciso di accorparle con le province vicine, poi avremmo avvisato mano a mano tutti gli avvocati perché sono talmente poco che uno può dire anche facciamole al limite, se non vogliono venire nella provincia grossa accanto, poi facciamole, No, diciamo, tra l'altro, telematiche. avendo uno studio anche a Rosarno, che è vicino, diciamo, Catanzaro Vibo, sono due, diciamo, località che potremmo seguire. Te lo dico, ma non per altro, perché la Reggio, tu, insomma, lo sai, è una provincia particolare Allora, questa. sì, ti confermo che Vibo Valentia è una provincia piccola, ok? Sono 115 immobili, quindi praticamente è una provincia irrisoria. Ti confermo che tanto, ora ce l'hai detto, ma tanto l'avremmo fatto noi, insomma, in questi giorni ti avrebbe chiamato Tatiana per accorparla, Al insomma. contrario, stesso discorso, nel senso che se poi qualcuno, per esempio, ecco, magari Valentina Pranzetti su Macerata vuole fare un comune vicino che ha diverse aste, mi manda un messaggio su WhatsApp e ci mettiamo d'accordo, così ne parliamo privatamente con ognuno, vediamo cosa si può accorpare e cosa no e mi segno i referenti. Magari possiamo valutare l'opzione di mandare le richieste per il momento tutte sulla stessa mail, che significa che se magari Luciana fa Pordenone, Treviso e Venezia, se vuole possiamo anche inviare tutto quanto su Pordenone. Stessa cosa per Antonino che magari fa appunto Reggio Calabria, se vuole fare Vibo Valentia, magari invece di mandare una cosa su Reggio Calabria e l'altra su Vibo, a questo punto possiamo No, anche questo valutare sì, di unire. Tatiana, se possibile sempre nella stessa mail, se no poi diciamo si crea confusione anche perché da me la segretaria di studio controlla tutta la mail e poi mi Sì, aggiorna, in insomma, realtà è no? più pulito, cioè c'è meno confusione facendo come facevamo noi, perché comunque c'è una mail per provincia, quindi basta entrare su più mail, fine. Però ho notato che qualcuno ha difficoltà ad entrare su più mail, anche se questo problema si dovrebbe ovviare con il discorso del reparto assistenza tecnica. Magari se la provincia è così piccola ad avere una richiesta ogni tanto, va bene inviarlo anche sulla stessa mail. Comunque ve lo facciamo Beh, sapere allora bene questo io tengo presente discorso. che preferisco, insomma, anche con l'aiuto dell'assistenza tecnica, che è il reparto che andremo a creare, preferisco tenere provincia per quella determinata mail, perché se inviamo tutto su un'unica mail può crearsi confusione, perché poi le mail le devono inviare un po', insomma, chi smista la mail, un po' chi smista dal call center, quindi cioè, rischiamo di fare, secondo me, casino, quindi è meglio tenere uno per uno, poi se avete problemi con mail a entrare o quant'altro, chiamate il numero di assistenza tecnica e vi aiutano Cioè ad accedere alla dovremmo mail. arrivare al punto che ognuno vede sempre le proprie mail, che poi a un certo punto mi dice, io ho troppe mail, non ci riesco, prendi un altro avvocato che collabora con me perché ho la mail talmente intasata che non riesco a starci dietro.
E in quel momento si prende un altro avvocato e basta. Oppure ho troppe poche richieste, mi piace, vedo che comunque mi dà un profitto questa collaborazione, mi metti la provincia accanto perché è mio interesse ed interesse dell'azienda comunque far sì che io abbia più Poi richieste, quindi diciamo che entrambe le il cose. bilancia c'è cioè comunque un bilanciamento naturale, perché le province con tanti immobili, sì, ci sono più iscrizioni, ma quando si va in asta Sì, quello sono un sì. po' battagliate, mentre le province con meno immobili, è vero che magari ci sono meno iscrizioni, ma si va, tra virgolette, a gamba tesa in asta, quindi si vanno praticamente per aggiudicare. Quindi chi ha meno immobili non è per forza svantaggiato nei confronti di chi magari ne ha di più, perché il Palermo di turno che fa 7-8 aste, ma ovviamente tutte ci sono, 10 persone qua, 3 persone là, 15 di qua, 2 di là, ha difficoltà, mentre, che ne so, la Rieti di turno che hanno 90 immobili va a offerente unico, quindi magari prende meno iscrizioni, però va, fa tutte aggiudicazioni della serie, quindi c'è un bilanciamento naturale tra le province. Tutto qua. Ci sono altre domande? Sì, no, più che una domanda, un'osservazione, no, una domanda, perché poi in realtà ho visto che proprio in questi giorni, a proposito di province, no, che vengono accorpate, io per esempio ho un paio di province che sono un po' distanti rispetto al mio studio, però ho visto dalle mail che mi sono arrivate da voi, dalle segretarie, che si comincia a proporre degli incontri telematici, cioè non soltanto in presenza. Me lo confermi, Paolo, questo? Sì, soprattutto con l'accorpamento, se c'è tanta distanza di macchina tra... Noi comunque puntiamo sempre all'incontro di persona, perché in percentuale ha un tasso di chiusura molto più alto che l'incontro telematico. Però ovviamente se la provincia ha 50 immobili, non ha senso prendere un avvocato e l'accorpiamo all'altra, però da quella provincia ad arrivare a quella ci vogliono 2 ore di macchina, la facciamo telematica, non c'è scelta. Cioè, per esempio, tu hai Pistoia, Prato e Pisa. Il discorso è che forse sarebbe meglio dividerle, quindi avere una persona su Prato, Bravo, una no, persona non su sono, mi Pisa sono e una dimenticato. persona su Pistoia, o due come nel caso vostro, perché ci sei tu e ci sta Alessia Ponziani. Ponziani. Però nel mentre, ti ricordi che io e te avevamo fatto il discorso che le avresti coperte tutte e tre, poi ci sarebbe stato un confronto tra di noi e tu mi avresti detto sì, guarda, riesco a gestirle tutte e tre oppure tutte e tre sono troppe. Io comunque Esatto. adesso sto facendo un periodo di, cioè mi sono segnata tanti contatti di avvocati per il reclutamento, quindi dovremmo riuscire in breve tempo a coprire tutte le province che hanno un certo numero di vendite all'asta. Dopodiché lì le persone con cui collaboriamo da più tempo ovviamente sono le persone a cui facciamo più riferimento e quindi se c'è qualcuno di voi che vuole qualcosina in più me lo fa presente e ci si viene incontro come giusto che sia con persone che collaborano con noi da più tempo. Sì, poi ripeto, province, ci sono talmente, province talmente piccole. Per darvi un'idea, Roma, una media di, la provincia di Roma ha una media di 3.000-3.200 immobili in asta, ci sono province come Aosta che ne ha 7. Cioè, quindi proprio ci sono delle province che sono talmente inutili da proprio che accorparle e fare Inutile le ovviamente dice intendo in asta, riunioni. Esatto, quindi numero noi di... abbiamo fatto proprio una lista per provincia con quanti immobili ci sono, in modo tale che andiamo appunto a fare i vari accorpamenti. Va bene, e c'è qualcos'altro? Ah, un'altra cosa che volevo dire io, però una stupidaggine proprio. Se state male, se vi viene disgraziatamente il Covid, se avete qualche problema personale, avvisate sempre i centralinisti con un pochino d'anticipo. Se vi viene il Covid è impossibile, ovvio, però se avete degli impegni e dovete andare via, cercate di avvisarli prima possibile, di modo che anche loro ci avvisano a loro volta, si comunica all'interno del centralino in cui loro collaborano. In cui insomma c'è un gruppo e si riesce anche a spostarvi direttamente l'appuntamento, cioè non lo dovete fare voi. Poi se siete in condizioni lo fate, perfetto. Se invece avete delle problematiche che non ve lo permettono, io ultimamente, ecco, per esempio, l'avvocato di Napoli ha avuto un problema personale, è stato male e il centralino ha spostato gli appuntamenti da un avvocato di Napoli all'altro, sentendo comunque entrambi i referenti. Quindi basta che ci avvisate, così ci pensano direttamente loro e si riesce a recuperare l'appuntamento piuttosto che magari annullarlo e basta. Altre domande? Se no chiudiamo questa riunione. A posto? Ok.
Allora, niente, grazie della presenza, per insomma chi c'è stato. Per chi non c'è stato, la riunione sarà registrata, quindi mi sentirà appunto in registrazione e vedrà ovviamente il video sempre sul Toolbox. Un saluto a tutti e buon lavoro. Arrivederci. Buon lavoro, ciao. Ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti.